S&P 500, i migliori settori del momento. Restiamo sull'S&P 500 proprio come faro dei mercati azionari. Andiamo a vedere, proprio perché si è concluso un altro mese e entriamo di fatto in un mese nuovo, quali sono i settori che hanno offerto spunti interessanti, insomma, che hanno dato possibilità, insomma, agli investitori di entrare magari nel mercato in maniera più importante. Sergio, a te. Andiamo a vederlo subito. Allora, Manuela, quindi prendiamo e poi da qualche mese, come sappiamo, insomma, abbiamo anche dato come dire, un veicolo pratico agli investitori che vorranno approfondire queste tematiche che stiamo trattando ora per prendere posizione, se vorranno, direttamente sul mercato in modo molto semplice. Parto da questa prima slide comunque per dare delle indicazioni importanti, e cioè che l'indicazione che vedremo poi tra poco, ne vedremo anche performance o quant'altro, e siamo nei mercati azionari chiaramente, quindi il portafoglio che vedremo poi ha una volatilità del 12,76%, quindi significa che nell'andamento medio delle sue quotazioni si può trovare valori più alti o più bassi di quell'andamento medio di questa entità, che è classica di un portafoglio azionario, quindi c'è un'oscillazione anche abbastanza importante. Dopodiché, da segnalare questo, che è forse più comprensibile per chi ci ascolta, che di un dato tecnico, si chiama drawdown, ma è facilmente traducibile, che ti dice che da un picco massimo di rendimento e una sua discesa, quanto è stato il massimo. Rappresenta in pratica il risparmiatore più sfortunato che è andato a investire nel punto peggiore, mettiamola così, del mercato, dopo che il mercato aveva fatto un buon rialzo, e la discesa è stata del 13,21%. Siccome il portafoglio che monitoriamo va dal 1° di gennaio 2020 fino ad oggi, e quindi abbiamo anche un periodo fortemente negativo di valutazione, ed importante anche questo, dove lì c'è stata una discesa del 30,33%. Questo serve chiaramente per capire quello che stiamo guardando. Per cui di conseguenza chi vorrà prendere in considerazione una diversificazione per il proprio patrimonio finanziario, un portafoglio di questo genere, il consiglio di un orizzonte temporale è quello di guardarlo nell'arco prudenziale di 5 anni. Ecco, detto questo, adesso possiamo E andare. infatti, Ecco, fate le dovute, come dire, premesse. conforme, ecco, Che poi più che premesse. premesse sono premesse, ma proprio anche dei dati di fatto, delle osservazioni da tenere sempre presenti. Addentriamoci quindi nel portafoglio, Sergio. Chiaro. Allora andiamo a vedere cosa è successo. Allora, qui vediamo l'analisi di fine giugno, è importante capire da dove vediamo. Quindi avevamo quattro settori che si presentavano in verde in base alle mie analisi, tutti gli altri settori erano comunque negativi, e i primi settori erano energia, servizi di pubblica utilità, beni di prima necessità e salute. Andiamo a vedere le analisi di fine luglio, quindi praticamente di ieri, come sono. Come vedete, innanzitutto, prima di addentrarci sui singoli settori, una cosa interessante: il mese di luglio è stato positivo, quindi vedete parecchio verde che si sta manifestando sui vari settori. Ne rimangono negativi, secondo le mie rilevazioni, solamente 4, quindi ne abbiamo 7 che tornano in positivo. Cosa abbiamo a fare i primi 4? Comunque, che consideriamo sempre, rimangono per ora sempre energia, servizi di pubblica utilità o utilities, la salute e i beni di prima necessità. Per cui i 4 settori primari rimangono anche per il mese di agosto, quindi non dovremo in pratica modificare nulla del nostro portafoglio. Altra segnalazione Quindi non che è cambiato granché, insomma, le indicazioni sono sempre quelle, nonostante poi ci siano anche dei cambiamenti, no, come dire, nelle impostazioni dei mercati. Questo è interessante, Sergio, credo. sì, è molto interessante, nel senso che Manuela ha, anche a livello pratico, non è detto che bisogna, tra virgolette, smanettare continuamente. Esatto. Se le indicazioni sono positive, si mantengono, ecco, da capire comunque che, per esempio, il settore della tecnologia, che era nei bassi fondi, si sta riapprezzando. Infatti abbiamo visto il Nasdaq nel mese Infatti. di luglio molto, che ha fatto il 12-50%, quindi insomma ha fatto un bel rimbalzo. E se questo trend della tecnologia o titoli cosiddetti di tipo growth piuttosto che value continuerà, è probabile che magari me lo ritrovo nelle prime quattro posizioni, e quindi
i segnali di forza diventano tali che ci farà, che ci darà modo di inserirlo poi a livello pratico anche nel nostro portafoglio. Esatto, infatti, no, quello che volevo dire è proprio questo, che sai, no, nei momenti di mercato un po' turbolenti si tende sempre a modificare, a cambiare, a cercare magari, come dire, qualcosa, qualche spunto. Non è detto che bisogna proprio agire in questo modo, no? E questa è un po' la dimostrazione pratica. No, chiaramente si tratta di non è un portafoglio chiaramente da trading. Certo. E soprattutto non è un portafoglio che magari vale per tutti, noi diamo solo delle indicazioni basandoci su, come dire, dei riferimenti oggettivi, poi dipende un po' anche da quello che si vuole ottenere, no? Da un portafoglio di investimento, questo è chiaro, cioè non è una consulenza personalizzata, lo dico perché è importante. Ecco, hai fatto ovviamente benissimo, per cui a livello generico i parametri di questo portafoglio sono per chi non deve spendere i soldi nell'arco di un anno o due, quindi può permettersi di mantenere un investimento a livello prudenziale almeno 5 anni, indicato a livello generico, ed è propenso, mettiamolo così, ad accettare anche delle oscillazioni del valore del proprio portafoglio. Ecco, questi sono i due parametri principali, restando sul generico. Andiamo avanti comunque. Quindi si confermano i 4 ETF del mese precedente, che sono questi, li vedete qui sopra, tengo un po' fermo la videata così potete vedere con calma, e abbiamo il settore dell'energy, gli utilities e le consumer staples, che sono i consumi di base, sono tradotti, sono ovviamente gli ETF, i nomi sono in inglese, e l'healthcare, qui avete codice ISIN, ticker e quant'altro, comprabili tranquillamente presso la borsa valori di Milano. Ok. Quindi si possono ovviamente negoziare con una facilità estrema. Andiamo a vedere gli altri dati. Sì, sì, vai. Ecco, allora, nel mese di luglio, quindi questo portafoglio come è andato? Come vedete qui fa base 100 il primo di luglio, qui siamo alla fine di luglio, quindi siamo arrivati oltre 106, quindi insomma la performance è stata importante nel mese di luglio di questo portafoglio, e nello specifico è stato del 7,32%, che non è poco. E via, andiamo avanti per dare idea, vediamolo comunque complessivamente in questo 2022, quindi qui abbiamo sempre la nostra base 100, siamo oltre il 10%, quindi insomma è un rendimento a doppia cifra che non è male, a livello di preciso è il 12,76%. Detto questo, quindi ottenere un risultato molto positivo con le borse che vediamo, malgrado i rimbalzi di luglio siano praticamente tutte negative, tramite il FTSE 100 che ha un leggero segno verde, non è male, direi, insomma. Ok, ma infatti. E via, terminiamo, quindi sì. Andiamo alla conclusione, quindi questo portafoglio viene monitorato dal 1 gennaio del 2020, quindi base 100, oggi siamo vicini a 170, per l'altra idea, quindi sono performance importanti nei momenti in cui i mercati girano, chiaramente rapportate a quella volatilità e quei valori di, tecnicamente si chiamano drawdown, quindi di possibili ribassi che si possono manifestare nel frattempo, correlati alle potenzialità di performance, chiaramente, quindi dobbiamo tenere presente questo. Alla fine abbiamo questi rendimenti aggiornati, quindi nel 2020 ormai assodato è il 13,87, nel 2021 mercati che sono andati fortemente a rialzo, quindi abbiamo un 32,95, e quest'anno, malgrado quindi il primo semestre molto negativo, abbiamo comunque un 12,76%, quindi stata di un portafoglio comunque, secondo me, che può dare dei risultati importanti e da non sottovalutare, anche se comunque, come vedi, alla fin fine grossa operatività neanche si fa, insomma. Va bene. Ecco. Va bene Sergio, questo è l'S&P 500, i migliori settori del momento, appuntamento mensile appunto con Sergio Piovini, che ringrazio insomma per averci anche mostrato queste slide che chiariscono ancora di più la situazione.